Salvezza doveva essere e salvezza è stata. Buonasera e benvenuti a questa dodicesima e ultima puntata di ETG Più Sport per seguire le gesta del Calcio Como, una puntata che annuncio già ricca, ricchissima di novità. Il mio compagno di Ventura, naturalmente già al suo posto, Nino Balducci, il grande Nino. Ciao Nino. Ciao Paolo, buonasera a tutti. E abbiamo, vedete qui di fianco a me, il presidente del Calcio Como, Pietro Porro, che è tornato a trovarti e ha mantenuto la promessa. Buonasera a tutti, buonasera, sì, sì, assolutamente. Ma la novità di quest'oggi è che abbiamo un altro ospite collegato con noi in video. Abbiamo anche il direttore sportivo del Calcio Como, Mauro Gibellini. Buonasera Gibellini. Buonasera a tutti. Si sente bene da lì, sì? Sì, sì, tutto bene. Allora Nino, per scaramanzia diciamo che settimana scorsa tu hai giocato un po', no, ma ho già prenotato la trasferta per Monza per giocare con l'Atletico, invece è andato tutto come doveva andare. Vogliamo far vedere innanzitutto la classifica che ci ricorderemo penso a lungo, perché abbiamo visto il Como sempre impantanato in questa zona arancione, finalmente è uscito al 12° posto con 38 punti. Il Portogruaro è rimasto 37, il Cuneo soprattutto, che era il nostro avversario più diretto, è rimasto a 35 punti, forte della sconfitta che possiamo vedere in grafica. Le prime due partite sono quelle che ci interessavano della grafica dei risultati: la vittoria del Como 2-1 sul Carpi e la vittoria casalinga del Feralpi Salò 3-1 sul Cuneo. Allora Nino, è stata un 95 minuti al Cardiopalma che abbiamo vissuto domenica, poi sentiremo anche il presidente quanti chili ha perso, diciamo, lì allo stadio di Carpi, però alla fine è andato tutto come doveva andare. Vediamo anche qualche immagine intanto. Sì Paolo, però io vorrei fare subito una premessa. Io non avevo prenotato assolutamente niente per queste due partite, anche perché nessuno di noi poteva sapere dove il Como e contro chi il Como avrebbe giocato. Però onestamente avevo detto che tutto era possibile, ma che però una vittoria del Como a Carpi ci poteva stare, ma una sconfitta del Cuneo a Salò contro il Feralpi era veramente improbabile. Per cui a un certo momento uno più uno avrebbe fatto due, non ce n'erano di storie. Quindi sfido chiunque a pensare che il Cuneo perdendo avesse facilitato la salvezza del Como. Quindi il Como domenica ha fatto la sua parte, dall'altra parte invece, sull'altro ramo, no, del lago Lombardo, Remondina ha fatto la sua, cioè perché ha fatto sì che la sua squadra, cioè il Feralpi Salò, battesse il Cuneo. Un Cuneo che era sull'1-1 quando probabilmente è saltato per aria e quindi ha dato vita a questo 3-1 del Feralpi, no? Quindi facendo sì che il Como si salvasse. È chiaro che ognuno di noi ha gioito per questo risultato, perché sai, altre due partite, ti dico la verità, per come erano messe le cose non mi sarebbe neanche dispiaciuto andarle a vedere, per vedere un po' la reazione di questi ragazzi, la reazione di questo Como che tutto sommato qualche partita fino all'ultimo minuto l'ha giocata anche per portare a casa il risultato. Poi può essere stato fortunato e l'ha fatto, può essere stato fortunato e invece ci ha lasciato i tre punti, però quantomeno questo Como dal punto di vista della preparazione atletica e quindi sotto questo aspetto era un Como che dava anche delle garanzie. Poi per l'amor di Dio gli errori capitano sempre, certe cose succedono, però dal punto di vista della preparazione, quello che aveva detto Asnaghi tre settimane fa, a noi era parsa una cosa credibile e ci avevamo appunto creduto, per cui è così. Però, visto come sono andate le cose, grazie al cielo che la società adesso ha il tempo per programmare il prossimo campionato senza arrivare fra un mese a dover dire abbiamo perso un sacco di tempo, non sapevamo se eravamo dentro o se eravamo fuori, per cui certi affari che dovevano essere fatti non abbiamo potuto portarli in porto e quindi le cose insomma si sono sistemate nel migliore dei modi. Allora Nino, dopo sentiremo Gibellini anche un po' sul mercato, però intanto abbiamo qui il presidente. Presidente, quando avete capito a Carpi che veramente i giochi erano fatti? Al 95esimo magari? Sì, no, al 95esimo, perché il Como ci ha abituato, forse mi ha anche abituato a decidere le partite anche nei minuti di recupero, quindi fino a quando l'arbitro non ha fischiato la fine, tra virgolette, c'è stata proprio anche una punizione dal limite proprio all'ultimo minuto, allo scadere.
Quindi no, fino al 95esimo, 96esimo, quanto è stato, siamo stati tutti in apprensione. Gibellini, una delle salvezze più belle questa con il Como, che si ricorda nella sua lunga carriera? Per quanto mi riguarda, la più bella insieme con una che nel 2003 abbiamo fatto proprio qui a Como con il Verona, che a quattro partite dalla fine eravamo considerati spacciati da tutti, e poi abbiamo vinto le ultime quattro partite consecutivamente e ci siamo salvati. E per certi versi questa salvezza ricorda quella salvezza. Però per dove eravamo e per come siamo riusciti a venirne fuori, quella di quest'anno è veramente particolare, anche se contrariamente a Balducci, io ai giocatori durante la settimana avevo sempre detto di credere nella nostra vittoria, perché se noi avessimo vinto, con ogni probabilità nelle ultime partite succedono di queste cadute di tono, quindi quello che è successo al Cuneo è successo anche a me con qualche mia squadra quando giocavo. E so che sono partite molto difficili da giocare anche quando tutti ti diranno per favorito, quindi sapevo che se noi vincevamo con ogni probabilità ci potevamo salvare. Nino, un attacco della curva azzurra. Chiedo scusa mister, lei ha ragione, ma d'altra parte era il suo ruolo quello di andare a sostenere i suoi giocatori. Al di fuori del ruolo, è proprio perché purtroppo ho perso un po' di capelli e quei pochi sono rimasti bianchi, mi è successo altre volte proprio questo, sapere che le ultime partite sono sempre partite che sono terno al lotto. Noi l'anno scorso con il Verona, tanto per parlare di una cosa abbastanza recente che mi è successa, abbiamo lasciato la Serie A a Bergamo contro l'Albino Leffe, già retrocessa, non siamo riusciti a vincere una partita che tutti dicevano che il Verona vinceva facile. No, d'accordo, però se dobbiamo andare ad analizzare un po' una parte del campionato, cioè l'ultima del Cuneo che è andato a vincere a Carpi, no, dove siamo andati a vincere anche noi, Cuneo che ha pareggiato in casa con noi, una partita che noi, per come si erano messe le cose, avremmo dovuto vincere, non dico mani basse, ma avremmo dovuto vincere. Noi siamo andati a giocare a Chiavari con l'Entella, siamo venuti a casa con le ossa rotte, con cinque pappine sul groppone, e il Cuneo con l'Entella in casa, in una partita molto difficile, e una partita che l'Entella doveva giocare alla morte perché era l'ultima speranza, visto che era la sua ultima partita in questo campionato, per vincere e per cercare di rimanere nei playoff, e il Cuneo è riuscito a pareggiarla con l'Entella, per cui sì, nessuno poteva pensare non mi dica che lei è la sfera di cristallo la sconfitta del Cuneo a Sarò bastava un pareggio e non una sconfitta Quindi se noi vincevamo a Carpi bastava un pareggio del Cuneo perché noi passassimo, quindi un pareggio era possibilissimo, non è una cosa così inarrivabile. Io l'ho sempre pensato e probabilmente è andata anche bene, perché poi quando il tuo destino dipende dagli altri è logico che devi attendere sempre quello che fanno gli altri. Però ripeto, le ultime partite sono sempre foriere di possibili novità in negativo o in positivo per chiunque. Grazie Gibellini. Presidente, ecco, nella salvezza quanto ha inciso secondo lei il cambio di allenatore in corsa e comunque questa voglia di Colella di dimostrare di essere un allenatore di categoria? Beh, questa è una domanda un po' pungente, nel senso che dicendo che comunque sia inciso molto nella nostra salvezza l'apporto tecnico di Colella, automaticamente parlerei male di Paolucci e non mi sembra giusto, perché ripeto, l'abbiamo lasciato per un discorso di forza. Colella ha avuto un grande pregio che poi tra virgolette a me piace molto, è stato quello di essere coerente nelle sue decisioni e avere coraggio, un po' come ha rispecchiato un po' anche i sentimenti della società al di fuori dell'aspetto sportivo. Cioè Colella ha avuto la serietà e il coraggio
di far sedere in panchina giocatori che fino a quel punto lì erano stati importanti, quindi, ma che forse lui non li vedeva completamente attaccati, non tanto alla maglia, perché tutti questi ragazzi erano molto attaccati alla maglia, ma magari attaccati a un gruppo di lavoro. Ha scelto un gruppo di lavoro coeso e direi che l'ha azzeccata. Ci vuole grande coraggio e ci vuole una grande pazienza. Ripeto, ha rispecchiato un po' le doti o quantomeno le caratteristiche anche della società. Che possibilità ci sono per rivederla ancora sulla panchina del Como il prossimo anno? Ma io adesso... so che i giochi non sono ancora fatti, cioè, ce lo diceva prima, però ecco... Sì, Colella è comunque sia, sarà comunque sia un uomo del calcio Como anche l'anno prossimo, quindi perché ripeto, uno perché è un segno anche di riconoscenza per l'allenatore che ha lavorato bene, secondo me ha lavorato bene, ripeto, ci ha portato alla salvezza. Volevamo un Como che non si arrendesse mai e così è stato. È vero che il risultato di Feralpi a Salò, il risultato è stato un risultato importante a nostro favore. È altrettanto vero che se non avessimo vinto a Carpi, una partita difficile, e che il Carpi ha giocato, perché non è che non abbia giocato, non sarebbe mai stato possibile rimanere in Lega Pro. C'è un'altra verità, che avevamo il Portogruaro, quindi è vero che il Feralpi poteva pareggiare, ma c'eravamo il Portogruaro lì a spingere, quindi non ci bastava nulla. Quindi ripeto, Colella ha dimostrato bene, sarà sicuramente lo staff, nello staff del Calcio Como ed è già riconfermato, quindi questo è già normale. Poi vedremo col passare di queste poche giornate di decidere esattamente collocazioni, progetti, programmi e tutto quanto. Ecco Nino, anche per te Colella è stata una scoperta domenica per domenica, no? Hai iniziato a conoscerlo prima, era arrivata anche da qui qualche critica anche pesante, poi... una volta compresa la sua filosofia, se sei arrivata ad apprezzare l'uomo e il tecnico? Sì, io onestamente devo dire che non ho riscontrato tutto il coraggio che ha riscontrato il presidente nelle decisioni di Colella. Ogni allenatore chiaramente ha le sue idee, io tatticamente non ho condiviso parecchie volte certe sue formazioni e soprattutto certi cambi in corsa di determinate partite che onestamente ci sono costate qualche risultato. Però devo dire che diversamente da una prima parte o quantomeno una seconda parte del campionato, perché la prima parte del campionato il Como correva, giocava bene, ti divertiva e soprattutto ci ha fatto sperare, perché chi seguiva il Como tutte le domeniche a un certo punto del campionato si era illuso, e io ero fra questi, che il Como potesse con qualche piccolo ritocco riuscire magari a lottare fino all'ultimo per entrare nei play-off. Poi a un certo momento, in una certa parte del campionato, le cose sono precipitate, tanto da portare al cambio dell'allenatore. Ecco, in quella parte del campionato io credo che siano successe alcune cose, soprattutto sui finali di partita, che onestamente con la gestione Colella non sono più successe. Mi dobbiamo andare in pubblicità, dopo ti faccio riprendere da questo punto. Ci vediamo dopo, non andate via. Holiday, la TV del turismo e del tempo libero nella città di Como, sul lago, nelle valli e sui monti lariani. Holiday, una TV multilingue ricevibile in gran parte del nord Italia per chi vuole scoprire le bellezze naturali e le attrattive di un territorio fra i più pittoreschi al mondo. Un affascinante viaggio tra i meravigliosi paesaggi lacustri, l'immenso patrimonio artistico-architettonico, le stupende ville con i loro parchi, gli orti botanici, gli alberi secolari, le sagre, gli eventi della tradizione, le possibilità di soggiorno, i migliori ristoranti e i servizi ricreativi del territorio. Inizia il viaggio. Sintonizzati su Holiday, canale 210. Corriere di Como. In tutte le edicole della provincia di Como con il Corriere della Sera. Sfoglialo anche sul web. Ti aspettiamo in tutte le piazze della Lombardia. Informazioni allo 02 66 21 11. Vieni a firmare. Bentrovati a ETG+ Sport qui sul canale 19 Digitale Terrestre.
Abbiamo ospiti questa sera il presidente Pietro Porro del Calcio Como e Mauro Gibellini, direttore sportivo, ma abbiamo interrotto prima Nino Balducci che stava analizzando la prima fase dell'era Colella, se così si può dire, quando si è riusciti a modificare il finale, la zona Cesarini del Como, che era costati molti punti. Nino, ti ho interrotto, puoi riprendere sì, la tua disamina. No, quasi, avevo ormai terminato. No, il mio dire le cose come le ho viste della gestione Colella, per cui a un certo momento sarebbe adesso sciocco da parte mia e tra l'altro neanche troppo corretto fare delle valutazioni sull'operato di Colella, perché adesso è il momento che le valutazioni le facciano i responsabili del settore tecnico e la società, anche perché se dovranno prendere delle decisioni dovranno loro valutare quello che è stato, non tanto il rendimento di Colella, perché bene o male la salvezza è arrivata, per cui anche lui è stato un protagonista di questa salvezza, oltre ai suoi ragazzi. Per cui a un certo momento no, non è da mettere in discussione questo. Loro dovranno valutare altre cose, no? La gestione, no, dello spogliatoio, certe tattiche, la gestione di alcune partite, queste sono le cose che competono a loro. A me compete il fatto di o criticare o di esaltare quando le cose le vedo, ma non farle in maniera preventiva, perché altrimenti andrei a invadere un campo che non è il mio. Gibellini, ha sentito, Balducci ha promesso che non invade più i campi del mister, dirigente. No, l'ha detto questo. Mister, non ho detto questo, ho detto solo che io a posteriori. Posso parlare, ma non certamente in maniera preventiva in questo momento, perché non mi compete. Questo ho detto. Paolo, poi cerca di fare il gioco delle tre tavolette. Beh, allora, fa il suo mestiere di giornalista. Sì, dice. Deve cercare di farci litigare, se no non... Non ci riesco, è una giornata di festa. Scherzo. Io dico, alcune cose sono condivisibili di Balducci, secondo me non tutte. La prima è che non è uno dei protagonisti Colella, in questo caso è il protagonista, perché ha preso in mano la squadra in una situazione oggettivamente molto difficile ed è riuscito con le sue armi, con la sua maniera di vedere il calcio, che può essere condivisa o non condivisa, ad essere immediatamente efficace ed immediatamente pratico, che era la cosa di cui aveva bisogno la nostra squadra. E se dovessi fargli un elogio è che lui non è andato dietro a chimere, a voli pindarici, è andato immediatamente sul concreto ed è stato estremamente pratico. E la squadra improvvisamente è diventata una squadra un po' da Vispa Teresa, è diventata immediatamente una squadra che era in partita sempre. Perché anche la partita di Entella, Balducci, siamo abbastanza avanti con gli anni per capire come sono le dinamiche del calcio, non c'è una persona che non fosse presente alla partita che non abbia visto un grande primo tempo del Como. Ha giocato in maniera perfetta, stava giocando a tutto tondo, purtroppo è avvenuto un episodio, uno dei nostri giocatori ha fatto una stupidaggine, è stato espulso e da lì è venuta tutta una serie di conseguenze, un altro giocatore espulso, un rigore che non c'era e poi la partita è finita come è finita. Però questa squadra, da quando l'ha presa in mano Colella, ha sempre dato l'impressione, a parte Cremona dove è stata veramente una serata negativa veramente, sia per i giocatori e probabilmente anche per l'allenatore, che in quell'occasione probabilmente non ha azzeccato la formazione da mandare in campo. Per tutte le altre partite la squadra è sempre rimasta con la testa sul campo e l'ha fatta sempre, e soprattutto siamo riusciti nella seconda parte di campionato a invertire la tendenza della prima parte. Abbiamo portato a casa parecchie partite nei finali di partita che prima invece lasciavamo agli altri, e quindi credo che sia questo è un merito che debba essere riconosciuto a Colella. E poi io, che l'ho avuto e lo conosco da anni, so anche che è in grado alle sue squadre di poter dare un gioco ancora più gradevole di quello che si è visto ultimamente, perché, ripeto, ha dovuto essere pratico più che bello. Gibellini, vediamo adesso un altro dei protagonisti di questa salvezza, il capitano Ardito, intervistato da Alessandra D'Angiò. Vediamo il servizio. Sinceramente, voi ormai vi vedevate ai play-out o
ci speravate, ci credevate? Ma allora, io ti dico, prima delle ultime due partite sapevamo che noi dovevamo fare il massimo, ma sapevamo che dovevamo fare il massimo primo perché se il Cuneo avesse comunque perso una partita non dovevamo avere rimpianti. Secondo, perché sarebbe stato importante arrivare quint'ultima e incontrare la Tritium piuttosto che la Reggiana, e terzo perché saremmo arrivati ai play-out con una convinzione di essere comunque una squadra che nelle ultime partite ha fatto bene, perché se guardiamo le ultime partite abbiamo vinto 4 volte su 6, quindi vuol dire che la squadra, se avessimo dovuto affrontare i play-out, sarebbe arrivata con una testa giusta, con una convinzione diversa rispetto a un mese e mezzo fa. Ora c'è da pensare, vabbè, a riposarsi, a festeggiare, però anche al prossimo anno, anche alla luce di quello che è stato sbagliato quest'anno, cosa dovrà fare il Como l'anno prossimo? Guarda, io ieri parlando col presidente ho detto, un campionato così, sofferto così, può comunque insegnare di più rispetto a un campionato magari di metà classifica con una salvezza 3-4 giornate dalla fine. Se uno riesce a capire magari gli errori che sono stati fatti, può insegnare di più, quindi penso che Como abbia la fortuna adesso di avere una società veramente seria, non lo dico per fare ruffiano perché non lo sono, però siccome sono tanti anni che sono nel calcio e soprattutto in questi ultimi anni vedo che in giro, non solo in C ma anche in B, è veramente difficile trovare una società che abbia un progetto non di un anno ma di più anni. Ce l'abbiamo, è normale che magari all'inizio uno possa commettere degli errori, li commettono i giocatori, li possano commettere anche delle persone che comunque hanno sì delle aziende, però il calcio è tutta un'altra storia. Quindi la fortuna di Como è che adesso c'è una società veramente, veramente importante e seria, e quindi sapranno in questo. Beh, è importante la salvezza raggiunta con un mese d'anticipo anche per quello, perché comunque potrà programmare con più calma e tranquillità il prossimo anno, dove tra l'altro non ci saranno retrocessioni, quindi non ci sarà neanche magari un peso come c'era quest'anno, una paura di retrocedere. Tu sarai ancora del Como l'anno prossimo? Presidente, Ardito non ha risposto, è un signore. Sarà ancora del Como, Ardito? Ardito sa che sarà, anzi Ardito sa bene che sarà ancora del Como, perché l'anno scorso abbiamo condiviso un po' di progetti insieme, abbiamo purtroppo condiviso anche le gioie e i dolori anche quest'anno come l'anno scorso. Lui sa di essere, a parte di un personaggio del Como, di Como, e sa che la sua carriera, anche quella futura, come io ho promesso, sarà nel Como, quindi sicuramente sarà uno dei nostri. Allora, abbiamo in collegamento Massimo Moscardi dal Corriere di Como. Ciao Max. Ciao, buona serata a tutti. Sì, vi sento perfettamente. Allora Massimo, una cosa un po' diversa hai fatto per quest'ultima puntata, non le pagelle sui singoli ma qualcosa di particolare, giusto? Ma in generale volevo fare qualche piccola valutazione, per così dire a braccio, senza nemmeno troppi particolari appunti relativamente a questa stagione. Scusa, personalmente mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto, poi dopo tutto ovviamente può essere opinabile, discutibile. Cosa mi è piaciuto della società? E parto da un discorso più generale, cioè questa società è composta da imprenditori finalmente comaschi che hanno fatto squadra, hanno deciso di investire in un progetto importante che riguarda la maggiore realtà sportiva della nostra provincia. Io penso per esempio a Cantù, è dei Cremascoli e che sono di Milano. Penso per esempio a tutti i presidenti degli ultimi anni che, a parte Rivetti, non erano comaschi, hanno fatto bene, hanno fatto male, però alla fine venivano sempre da fuori. Finalmente c'è una società che ci ha creduto, pur compiendo anche qualche errore su cui non tornerei, perché comunque solo chi non fa nulla non sbaglierà mai. Comunque è bello sapere che c'è una società comasca, un gruppo di imprenditori che hanno scelto di investire in questo progetto. Quindi la società quest'anno mi è piaciuta a prescindere. Non mi è molto piaciuto onestamente Silvio Paolucci, l'allenatore, con cui peraltro avevo da un buonissimo rapporto, l'ho sentito anche dopo il suo esonero, però la frase che mi ha detto più spesso quest'anno è: forse non riesco a trasmettere al gruppo quello che vorrei, insomma, non lo devo fare io, lo deve fare l'allenatore, non lo deve fare il presidente, non lo devono fare gli altri, lo deve fare l'allenatore, se non ci riesce, insomma, uno dovrebbe anche riflettere, invece che ripetere ogni lunedì non riesco a trasmettere quello che vorrei alla squadra. Per quanto riguarda Colella, da giudicare, sicuramente i risultati parlano a suo favore, bisognerebbe vederlo su un lungo raggio nel corso di una stagione.
ho apprezzato, tra virgolette, mi spiace dirlo perché poi si passa anche per ruffiani, però sicuramente l'attaccamento dei tifosi alla squadra, sia quello che hanno fatto la scorsa estate, ricordiamo che sono anche accollati alcuni lavori di abbellimento dello stadio, hanno fatto molto, c'è stato sicuramente un nuovo legame, hanno attribuito il trofeo dedicato a Stefano Borgonovo, insomma c'è stato questo nuovo rapporto con la società sicuramente molto apprezzato, e chi c'era allo stadio ha sempre avuto un alto valore specifico, con la squadra incitata sempre dal primo all'ultimo minuto, e quindi direi che i tifosi mi sono piaciuti. Non mi sono piaciuti i giocatori, questo è il mio un giudizio tecnico, non si riferisce alle vicende di questi giorni, di cui non voglio nemmeno parlare per non fare un torto all'intelligenza delle persone che sono presenti e quelle che stanno ascoltando da casa. Direi che i giocatori però, secondo me, hanno reso meno, alcuni erano fenomeni soltanto presunti, e direi che poi, come in tutti i gruppi, ci sarà qualcosa da salvare, ma direi che molti hanno deluso, erano arrivati con grandi aspettative, però alla fine non hanno fatto la differenza come a loro si chiedeva. Poi erano giovani, hanno le attenuanti, però in certi casi magari certe qualità, se ci sono, le dovresti vedere anche a un'età di 22-23 anni, e ricordiamo che ci sono giocatori che hanno esordito in Serie A a 15-16 anni, hanno fatto bene subito, quindi magari non è un caso se a 22-23 anni sono in C1, in prima divisione e non in Serie A. Queste sono le mie valutazioni, poi come ho detto opinabili come tutte, però non ho dato le pagelle, ho fatto un po' mi piace e un po' non mi piace. Grazie Massimo, comunque. Grazie per i tuoi contributi settimanali e ci vediamo a settembre direi. Quando volete, io ci sono sempre. Allora, Massimo ha fatto riferimento a questo episodio, noi abbiamo promesso di non commentarlo perché è già stato commentato fin troppo, però è stata fatta ieri sera una conferenza stampa dei giocatori che abbiamo registrato e adesso fra poco mandiamo. Mandiamo anche una cosa positiva, se volete, di come intendere tirare fuori gli attributi, che era uscita nella cena al Castadiva ed era stata richiesta dal presidente, della loro presidente della società S3C, Guido Geri. Ecco, possiamo mandare il piccolo contributo di Geri da Ciao Como e poi la conferenza stampa fatta ieri sera dai giocatori del Como. Ogni partita è una battaglia, perché chi hai dall'altra parte, dall'altra metà campo, vuole vincere come vuoi vincere tu, e vince chi ha le donne chiudono gli occhi e le orecchie, i maroni. Io che so, bisogna di... Ecco, questo era Geri, e poi c'è stato il fattaccio, diciamo la goliardata del giocatore che ieri sera a Mendicino ha chiesto scusa al Sinigaglia prima dell'amichevole, e sentiamo questo minuto, diciamo, di scuse dei sette giocatori. Probabilmente è stato frainteso il nostro gesto, tutto qua, è stato frainteso, ci dispiace, perché secondo me abbiamo macchiato magari un momento strabello, un momento bellissimo, un momento ricercatissimo, considerando che venivamo da un anno delicato tra alti e bassi, un momento storico, secondo me, perché comunque sia nella vita di un calciatore vivere una salvezza del genere è un momento veramente importante. E niente, secondo me è stato frainteso, perché non so come, non so quando, non so il perché, sinceramente non mi interessa questo, però è stato visto magari come il gesto dei ragazzi che, come una risposta a una provocazione, adesso non so, di tirare fuori gli attributi. Cioè, ci tengo a dire che non è stato niente di tutto questo, e il dispiacere nostro è soprattutto nei confronti della gente, nei confronti dei tifosi, nei confronti della gente che comunque sia ci segue, che possano aver visto questo gesto come una risposta a una provocazione. Il nostro gesto è comprensibilissimo dal fatto che ci sono dei ragazzi di 22 anni che domenica erano probabilmente gli uomini più felici del mondo e che tra una foto e l'altra, un festeggiamento e l'altro, si sono ritrovati a fare una, tra virgolette, cavolata, che sicuramente è stata magari poco carina, però ripeto, ci dispiace veramente tanto che sia, diciamo, tutto questo discorso sia stato visto in questo modo e sia stato frainteso. Ecco, questo era il passato, ci vediamo dopo la pubblicità per parlare del futuro del Calcio Como. Suzuki Swift, japanculture.com. Alto, Splash e Swift ti aspettano ad un prezzo sorprendente da Autotecnica AEB, Montorfano, Como.
Oltre 400.000 affezionati telespettatori come te seguono ogni giorno i nostri TG, si appassionano ai nostri film, agli approfondimenti giornalistici, ai nostri cartoni animati. Scopri come raggiungere oltre 3 milioni di contatti netti ogni mese in tutta la Lombardia. Per la tua pubblicità su ITV, telefona allo 031 33 00 690 o visita il nostro sito. La ferrovia della Jungfrau ti conduce ad un passo dal cielo, sulla Jungfraujoch, la stazione ferroviaria più alta d'Europa, a 3.454 metri. Si parte da Interlaken e dopo aver superato viadotti e gallerie, nelle viscere della montagna, puoi ammirare un mondo di ghiaccio, neve e roccia. Un itinerario che ti lascerà a bocca aperta. Ci sono vite senza amore, senza presente né futuro. Eppure basta uno sguardo, un sorriso, un bacio, una famiglia per cambiare una vita. La comunità Papa Giovanni XXIII è famiglia per chi non ha nessuno. Abbraccia e accoglie. Cambia la storia di tante persone. Dai il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. È un gesto d'amore che cambia la storia e non costa nulla. Grazie. Suzuki Swift, japanculture.com. Alto, Splash e Swift ti aspettano ad un prezzo sorprendente da Autotecnica AEB, Montorfano, Como. Terzo e ultimo blocco di ETG Più Sport, abbiamo subito in collegamento con la redazione del Corriere di Como e di ETV Alessandra D'Angiò. Ciao Alessandra. Ciao a tutti, buonasera. Allora Alessandra, gli ultimi numeri della stagione ci hai preparato oggi. Esatto, un bilancio, è tempo di saluti, è finita la stagione. Allora ricordiamo che il Como ha finito con 38 punti, 9 vittorie, 11 sconfitte e 12 pareggi, e questo è noto. Ci sono un po' di statistiche, un po' di curiosità. Avevamo già parlato, se ti ricordi Paolo, della zona Cesarini, della maledetta zona finale del Como, e non è soltanto maledetta, però è anche una zona buona per il Como, quella finale della partita, perché se si vede nei 15 minuti finali è sempre successo qualche cosa, ma non soltanto contro gli azzurri, anche in loro favore. 13 infatti sono i gol segnati dal Como nell'ultimo quarto d'ora in tutta la stagione, soltanto 3 invece quelli messi a segno nei primi minuti della ripresa, che evidentemente non era, diciamo, il momento preferito dagli azzurri, che forse ancora dovevano carburare. Per quanto riguarda i gol subiti, e lo avevamo detto più volte, 17 sono arrivati nei 15 minuti finali, mentre il periodo più tranquillo per gli azzurri era quello compreso fra il 16esimo e il 30esimo del primo tempo, soltanto 3 i gol subiti in questa fase. Sempre per fare un bilancio finale, lo ricordiamo, sono 14 i gol segnati dal capocannoniere Donnarumma, arrivato secondo in tutto il girone per una sola rete di differenza con Mancosu. 13 infine, e lo ricordiamo, sono i punti conquistati nelle ultime 6 gare, con 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, ed è un risultato diciamo uno dei migliori per quanto riguarda le ultime gare di questo campionato. Alessandra, grazie davvero di cuore e ci vediamo prestissimo anche con te. Ciao, allora, a tutti. Guardiamoli un secondo in grafica come si è chiusa proprio la classifica del Calcio Como per quanto riguarda le partite vinte, partite perse. Vedete, la differenza fra in casa e fuori casa è abbastanza evidente. Fuori casa abbiamo subito 29 reti contro le 21 in casa, e abbiamo fatto 27 reti al Senigallia contro le 21 fatte in casa. Nino, c'è stato un Como a doppia velocità in casa e fuori? Ma sì, c'è stato un Como a doppia velocità, perché in un certo periodo del campionato il Como in trasferta sembrava molto più affidabile che in casa, e infatti c'è stato un periodo di washout proprio alla Sinigaglia, quando ogni volta che ci andavamo dicevamo oggi sarà la volta buona, invece purtroppo così non succedeva. Però sai,
analizzare adesso questo campionato, no, ci porterebbe via un sacco di tempo. Io per esempio non è che voglia fare molte polemiche con Gibellini, perché dopo una salvezza così è inutile rivangare nel tempo, ma lui mi ha contestato il fatto della partita di Chiavari, ma Gibellini probabilmente non ha sentito il giorno dopo quello che io ho detto, o il venerdì, perché ho detto che al di là del primo tempo, no, che è stato alla pari, anzi dirò di più, è stato un primo tempo nel quale avevo detto il Como ci ha lasciato sul campo ben tre gol, perché Mendicino ha avuto una palla gol incredibile e l'ha sbagliata, Cia ha avuto ben due palle gol che poteva buttare dentro e le ha sbagliate, per cui forse noi siamo andati un po' in credito nei primi 45 minuti di gioco. È vero che c'è stata una sciocchezza di un giocatore del Como, però è un giocatore del Como e abbiamo pagato pegno. Poi abbiamo pagato pegno col capitano e siamo usciti, mi spiace doverlo dire, mister, ma siamo usciti con 5 gol sul groppone e quindi ci è venuto il mal di schiena e l'abbiamo sopportato per una settimana intera. Gibellini, poi, ma perché la continua a chiamare mister Balducci? Sì, no, non so, è un suo vezzo. No. Ah, no, pensavo ci fosse qualcosa del campionato l'anno prossimo. Però... Non sì, diciamo. ha ragione Balducci, lo so anch'io, abbiamo preso 5 gol, che discorso è? Ci mancherebbe altro che non l'avessi presente. No, ma poi, siccome lei ha detto che Colella, la gestione, ha sempre tenuto i giocatori sulla corda fino all'ultimo, è vero. Però io un attimo fa abbiamo vinto le partite. Certo, sì, certo, grazie a Gammone, messo dentro a 10 minuti dalla fine, che ci ha cavato le castagne dal fuoco, perché sennò bruciavano quelle castagne lì, caro direttore. Se lo ricorda? Se la ricorda quella partita lì che eravamo lì tutti col magone, perché scusi, eravamo sull'1-1 scusi, e Gammone in mischia l'ha buttata dentro. Vabbè, scusi, il calcio è fatto anche Balducci, di queste cose. Balducci, ma com'è finita la partita? Sì, ma certo. Allora, se un allenatore mette dentro dei giocatori che gli fanno vincere la partita, è finita. Certo, ha ragione lui. Sì, ma certo. O volete certo. avere ragione voi certo. anche quando ha ragione lui? Ma non no, ma per l'amor di Dio, non voglio scusi, avere ragione. Però perché ha ragione lei se la partita finisce male, ma se la vince con i cambi che fa sarà un merito, non un demerito. Mi scusi, eh? Vabbè, questa sera non riusciamo a metterli d'accordo. Andate poi tutti insieme alla postinata. Meglio andare a con Colella, perché pesca i jolly, allora ci vado volentieri. No, non è questione di jolly. Sì. Non è questione di jolly. Quando ha sostituito Mendicino in casa, ha chiesto Mendicino di essere sostituito. Certo. E tutto lo stadio ha dato dell'asino a lui, che non era né giusto né logico né corretto farlo. Ho capito. Vogliamo dire che oggi a Como sarebbe il momento forse di non farci del male da soli e di cominciare a essere propositivi e positivi, non andare sempre a guardare le cose che non funzionano. Cominciamo a dire: sono stati bravi qualche volta. Se un allenatore fa una mossa e vince una partita, dite è bravo Colella. Certo, no? Ma allora parli con me, non ti rimballo tutto lo stadio che se l'è preso con l'allenatore per Mendicino. Se ma lei... No, ma glielo dico, perché le ha vinte quelle partite lì a Balducci? Le ha vinte, non le ha perse. E facendo le mosse le ha vinte. E lei dice che ha sbagliato, mi scusi. Ma non ho detto che ha sbagliato, ho detto per fortuna ha messo dentro 10 minuti dalla fine un certo Gammone... che ha ignorato per tutta la partita e per altre partite. Ma perché per fortuna? Nino Gibellini, un attimo, dopo torniamo su questa cosa. Presidente, hai capito perché li abbiamo messi in due studi differenti? Meno no? male. Perché abbiamo voluto lei qua. Abbiamo in collegamento telefonico il nostro grande amico Nicolas Passoni, che ci ha seguito tutta la stagione. Ciao Nicolas, ci senti? Ciao, vi sento forte e chiaro, buonasera a tutti, siete agguerritissimi ragazzi. Hai sentito? certo, è frizzantissima questa puntata. Sì, ma molto bene, molto frizzante. Io comunque sono contento, no? Perché sai, Paolo, essere qui, no? È vivo il cuore comasco, comunque tutti vogliono bene il Como e anche da due punti di vista diversi diciamo che tutto sommato siamo contenti, perché dai, siamo salvi e come diceva saggiamente qualcuno in studio, facciamo delle cose positive, no, per questa società. Bravo Nicola, senti, noi ti ringraziamo ancora e ci sentiamo quando riprenderemo sicuramente la trasmissione. Ciao e grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Grazie.
Allora, Gibellini, lo facciamo un gioco adesso sul mercato. Noi abbiamo preparato in grafica la rosa del Como. E facciamo un chi parte chi resta con lei, no, un po' con no, lei, col presidente? Non ci no, sta? No. Dai, almeno di qualche... dei portieri, ad esempio, dei tre. Micai, Perucchini e Frattini. No. Chi è che... Non mi faccia cadere in questo equivoco, che non ci cadrò mai, neanche mai. Sotto tortura. No, diciamo intanto, magari anche col presidente, le comproprietà, che possibilità ci sono di risolvere? Donnarumma, Mendicino non è una comproprietà, è qualcosa di un pochettino ancora più complicato. I due attaccanti, o quantomeno il reparto d'attacco è stato il reparto uno dei più forti di quelli che abbiamo avuto noi. Purtroppo né Donnarumma né Mendicino fanno parte del calcio come sono in comproprietà. Abbiamo un'opzione, potremmo avere un'opzione su Donnarumma che stiamo valutando, però sicuramente il ragazzo Alfredo ha una chance molto importante, dovrebbe avere più di una chance molto importante in Serie B, quindi tra tenerlo a Como ci sarà sicuramente un progetto molto importante, ci proveremo, ma la vedo abbastanza difficile. Per quanto riguarda le comproprietà sono d'accordo, anzi sul fatto di chi resta o chi parte sono d'accordo con Gibo, col DS, di non dire nomi, volendo essere un po' spiritosi, c'è Ardito, c'è Fautario, che sono Ambrosini, quelli rimangono per forza, sono nostri, quindi tanto vale, rimarranno sicuramente. Allora noi ringraziamo anche Roberto Sabatino, non riusciamo a collegarci con lui, però ci ha seguito anche lui da Orsenigo, dallo stadio per tutta la stagione. E poi per ringraziare tutti i collaboratori, tutti i grandi ex che si sono collegati in queste 12 intense puntate, io manderei l'ultima clip del grande Stefano Borgonovo. Nino, Gibo e Presidente, niente occhi lucidi, perché comunque il grande Borgo è sempre con noi. Il Borgo dice, grande Como, il Como non muore mai. Un forte abbraccio a tutti, Stefano Borgonovo. È stato un po' lui ha fatto la sua parte, stimolando i giocatori. Presidente ha fatto stampare il famoso messaggio. Non voglio prendermi i meriti che non sono miei, l'hanno fatto stampare Gibellini e Dolci, chiaramente mi hanno chiesto, ma non c'era neanche bisogno di chiederlo, se poteva essere appeso questo cartello e questo augurio di Stefano negli spogliatoi, e secondo me ha dato una grande forza anche all'ultima partita. Un'ultima cosa velocissima proprio sulla partita di Carpi, ho visto Massimo Moscardi che ha ringraziato i tifosi, li volevo ringraziare anch'io, perché secondo me io ho visto la reazione quando i nostri ragazzi, parlo della curva che in quel caso erano nei distinti, sono entrati, io ho visto i giocatori e hanno cominciato a urlare e erano veramente un grande numero, i nostri giocatori si sono girati e hanno visto, caspita, ci siamo, cioè è stata una sensazione molto molto forte. L'ho provata io, l'hanno provato i giocatori in campo appena li hanno visti, sono andati a ringraziarli che erano lì, dopo sono andati a ringraziare, questa è una cosa abbastanza normale, dopo la vittoria e dopo la salvezza, però è stato molto importante il gesto fatto dai tifosi che ci hanno creduto fino in fondo. Allora ci siamo avviati alla chiusura, poi facciamo fare a Nino la chiusura, però intanto ringrazio il presidente Pietro Porro per essere stato con noi e per quello che farà ancora con i suoi soci per il Calcio Como. Grazie al DS Mauro Gibellini, confermatissimo triennale, giusto? Triennale, per cui, triennale. Posso rubarvi un secondo? Sì, caspita Gibellini. Allora, da ex giocatore anche del Como e naturalmente affezionato naturalmente al Como, posso dire che questa società merita di essere creduta, merita di essere aiutata nella crescita, perché sono tutti imprenditori nuovi del calcio, hanno necessità anche loro di avere vicino la città, di sentirsi vicino le istituzioni e di sentire vicino il calore dei tifosi. Diamo una mano a loro a portare avanti un progetto molto importante e che potrà far ritornare il Como dove merita. Grazie Gibellini ancora. Allora, grazie a Mario Lapisarda, a Carlo Iconella per la direzione, Mauro Maggi in regia, Roberta Pagnetti e telecamere su Nino Balducci che ci saluta e ci dà l'arrivederci. Caro Paolo, io ti saluto cordialmente e ti ritroverò, penso, la prima domenica di campionato. No, ho avuto delle rassicurazioni in tal senso che non aspetteremo la seconda, la terza, la quarta partita o addirittura più di 6 mesi come in questo campionato, e quindi se le cose andranno come dovranno andare, l'appuntamento con i tifosi e col Calcio Como sarà all'inizio del campionato, in modo che potremo
con il direttore Gibellini o con chi sarà l'allenatore, cosa, magari anche discutere, litigare, ma caro direttore, noi lo facciamo sempre per il bene del Como e soprattutto per cercare a nostro modo di dare una mano a questo Como e a questa società. Non ho dubbi su questo. Nessun dubbio, nessun dubbio. Non ho dubbi su questo, Balducci. Il presidente mi conosce, sa che io sono sanguigno. Quando, e allora siamo in due, vede quando, che quando devo difendere e so di avere ragione, difendo con forza. Vi saluto tutti, grazie e all'anno prossimo. Arrivederci a tutti.